madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Lei ha iniziato con la ballata delle madri. Si parla di madri vili, poverine, attaccate allo stipendio, affezionate ad un'idea di futuro anche per i loro figli è mediocre. Mediocre, un futuro fatto di ognuno si fa gli affari propri e non interessati dei problemi della povera gente, degli altri, stai sul tuo e vedrai che andrà sempre tutto bene. Queste sono le stesse cose che dicono le madri di oggi ai figli. Ecco perché Pasolini è così attuale. Ci sono delle differenze tra gli italiani raccontati da Pasolini e gli italiani di oggi? È cambiata così tanto l'Italia da quella che racconta Pasolini? Mi sembra che sia cambiato tanto l'Italia da come la raccontava Pasolini. Come dicevo prima, alla fine della nostra lettura stasera, mi sembra veramente scritta ieri, la religione del mio tempo, sembra dedicata a noi. No, non mi sembra che sia cambiato molto il popolo italiano in questi decenni. Se è cambiato, è cambiato in peggio. E nel segno dell'individualismo economico e dell'egoismo, quindi, e di un capitalismo arraffone, arrampicatore, sociale, profondamente corrotto, quando non mafioso tout court. Purtroppo questa è l'Italia, lo sappiamo. Però lei ha finito il suo spettacolo con la parola speranza. Dove la vede oggi la speranza? È una parola con cui finisce la poesia Una luce di Pasolini. Pasolini giustamente dice, io lo trovo assolutamente pertinente, che non c'è disperazione senza almeno un po' di speranza, perché la disperazione senza almeno un briciolo di speranza diventa nichilismo, diventa precipizio. Io non voglio precipitare, io voglio volare. Quindi viva la disperazione e viva la speranza. La disperazione ci serve per provare un profondo disgusto, e se vuoi anche odio e rabbia, come lo era Pasolini odiava l'Italia, non odiava il popolo d'Italia, odiava la sua classe dirigente, no? E lo stesso succede a me, io odio il mio paese nella misura in cui lo amo. Perché non c'è mai disperazione senza almeno un po' di speranza.